Saluti a tutti. Benvenuta di nuovo tra di noi, Donatella. Donatella Boreposi è la dirigente scolastica territoriale di Lucca e Massa, che abbiamo incontrato la scorsa domenica. E però abbiamo cominciato a parlare di tante cose, per cui dobbiamo continuare a parlare oggi, perché è la comunità della scuola probabilmente è la più grande comunità italiana, quindi risponde di un'enormità di problemi e di criticità anche. Allora, l'ultima volta che ci siamo visti, la scorsa domenica, siamo rimasti proprio sul punto dell'economia, cioè mi sembra di aver capito che tu facevi notare anche una specie di abbassamento del livello economico del personale docente, in qualche modo, rispetto al passato, laddove nel passato un insegnante di liceo, per esempio, aveva, per dire, uno stipendio relativamente agli altri stipendi o salari che sia, insomma, di notevole sicurezza economica. C'è stato, almeno si lamenta, un abbassamento del livello economico degli insegnanti, dei docenti. Questo è vero o no? E questo soprattutto ha scoraggiato le giovani leve a entrare nella scuola? Allora, indubbiamente i nostri stipendi sono a livello europeo, tra gli stipendi sicuramente più bassi in assoluto. E chiaramente la vita è cresciuta e gli stipendi sono rimasti un po' quelli, quindi, e questo ha fatto sì che anche l'immagine, la figura del docente venisse in qualche modo un po' declassata sostanzialmente. E, di fatto sono coloro che rivestono un'importanza straordinaria all'interno di tutto quanto il sistema scolastico, i nostri docenti, sono il nostro capitale umano. E questo però è difficile farlo arrivare all'amministrazione in senso lato, perché ancora sono visti come più delle volte appunto come numeri, come visti all'interno delle graduatorie, posizionarti secondo un determinato organico. E oggi poi facciamo i conti anche con un altro fenomeno importante che insomma tocca tutti, che è quello appunto anche della denatalità, quindi le classi diminuiscono, i bambini diminuiscono, pensa che quest'anno abbiamo un po' anche come negli anni passati, siamo sui 500 alunni in meno, quindi è chiaro che… È pesante, molto pesante, impoverimento demografico. Sì. Mi permetto di inserirmi un attimo, io sono sempre più sorpreso dal fatto che la comunità italiana non si renda conto, a livello di comunicazione, della gravità del fenomeno, proprio sul futuro prossimo, non futuro tra 30 e 40 anni. Sì, il futuro è messo in discussione ovviamente, no? Perché si va sempre più verso una popolazione anziana e quindi tutti gli altri servizi che sono chiamati in causa dovrebbero trovare insomma una massima espressione, quindi penso per esempio alla sanità, no? A tutto l'aspetto del sociale. In ambito scolastico questo vuol dire che si formano meno classi, ma classi sempre numerose. Il numero ministeriale è rimasto quello da quando 40 anni fa io sono entrata nella scuola, quindi la formazione di una classe tu la fai con i 28 alunni estendibili fino a 30 alunni, e questo oggi ha delle conseguenze piuttosto pesanti, perché
i ragazzi sono appunto cambiati, devono cambiare i metodi di insegnamento e quindi trovarsi in una classe con 28 alunni non è come trovarsi in una classe dove ne hai 15, 16, 18, no? Perché il numero è elevato e con le problematiche che i nostri ragazzi si portano dietro. Ma non possono essere scoperte a questo punto, visto che c'è un impoverimento demografico? Allora, è chiaro che se noi andiamo a formare più classi sono richiesti più insegnanti, però assistiamo invece a questo fenomeno ogni anno ad una riduzione dei docenti. Quindi quest'anno abbiamo avuto perché anche... questo? Perché appunto le classi calano, non nascono più bambini. Di conseguenza anche gli insegnanti si ritrovano perdono il posto, non perdono il posto in senso, come dire, strettamente materiale, ma devono cambiare sede, quindi andare nella sede dove magari c'è un buco, quindi è richiesto un docente. E quest'anno ne abbiamo avuti parecchi, perché appunto il calo è un calo forte e bisognerebbe cercare di contrastare. Le zone della nostra provincia dove questo calo è più sensibile? Guarda, le zone di montagna sono le più massacrate da questo punto di vista. Abbiamo delle realtà, considera che facciamo delle classi prime dove abbiamo 5-6 bambini e non di più, e non possiamo togliere quelle scuole, le dobbiamo lasciare, perché se le togli alla comunità, anche alla piccola comunità che è rimasta, gli vai a togliere il cuore centrale, no? Fondamentale, la propulsione proprio. Però di conseguenza vai ad aumentare le classi negli ambiti e nei territori più urbanizzati, chiaramente. Quindi si formano classi, oggi le chiamano le classi pollaio, no? Ma sono così, ti ripeto, da 40 anni fa il numero era quello. E poi bisognerebbe fare una distinzione, perché gli stipendi degli insegnanti, come dicevi tu, sono diversi. Cambiano dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola superiore. Il docente della scuola dell'infanzia prende meno del docente di scuola superiore, e anche questa è un'assurdità. Cioè sono importanti sia il docente dell'infanzia che quello del superiore, perché si deve continuare a mantenere questa distinzione di stipendio? Ecco, questa è un'altra assurdità che dovrebbe essere superata dal nostro ministero. Senti, Donatella, un'altra cosa che mi colpisce è che, allora, il 1° maggio il concertone è stato aperto con un ricordo di Roberto Lorenzo Perelli, sì, ragazzo 18enne morto in uno stage di scuola lavoro. Se vado. Allora, la relazione scuola lavoro e quindi questi meccanismi nuovi di cui si parla. Come possono accadere queste cose? Dove stanno le responsabilità? Ma dunque, le responsabilità sono un po' generali, sono di sistema. D'altra parte la scuola deve portare avanti questa attività anche con il mondo del lavoro, perché oggi è fortemente richiesto questo aspetto, cioè noi abbiamo bisogno di tanti tecnici, di ragazzi specializzati che le aziende non riescono a trovare. Certo, è legata al problema della sicurezza, che è un problema gigantesco, questo della sicurezza, all'interno delle nostre scuole. Vuoi un po' per le strutture obsolete, anche se nella nostra provincia si sta cercando e si è cercato, in molti casi ci siamo anche riusciti a modificare le strutture, ma poi sono anche all'interno delle stesse scuole, penso a tutti i laboratori che esistono, dove le norme di sicurezza devono essere inevitabilmente e giustamente rispettate, i nostri ragazzi devono fare corsi di sicurezza. Certamente c'è da fare molto, non è come in Germania che l'alternanza scuola-lavoro è diciamo dei livelli assai più alti, i ragazzi sono stipendiati, quindi danno una prestazione lavorativa vera e propria. Da noi è ancora un po' un cercare di far conoscere
il funzionamento di un'azienda all'interno della scuola. Però un dirigente scolastico appunto ha il compito di accertarsi sempre che le norme di sicurezza siano rispettate e ci vorrebbero delle figure, oggi si parla di figure tutor, ci vorrebbero delle figure davvero di riferimento che seguono i ragazzi a scuola e in azienda. E, insomma, c'è da fare molto ancora da questo punto di vista. Non dovrebbero succedere queste cose, e quindi lì ci sarà poi, cioè, la magistratura che fa, la giustizia che fa il suo corso, però ecco, le scuole sono chiamate a grosse, grosse responsabilità. Anche perché poi i genitori sono giustamente preoccupati da certi eventi, che questo è stato tragico, ma altri che insomma non sono stati neppure leggeri, che sono accaduti appunto in queste frangenti di scuola-lavoro, di queste relazioni. Quindi tu dici che questo meccanismo è ancora un po' immaturo, da oliare, da far crescere. Sì, ma sì. Tu dici un po' in generale, non solo da noi, ma direi a livello nazionale, è ancora immaturo e deve essere oliato ulteriormente e messo appunto ulteriormente. Ma scusami Donatella, ma questo non è un problema di investimenti, come tu dicevi prima, perché se tu hai bisogno di tutor specifici, bisogna metterci dei soldi nella scuola, a me sembra che questo non accada. Diciamo che assistiamo a dei fenomeni strani. Da una parte abbiamo docenti nuovi che entrano nel mondo della scuola e altri docenti che vengono in qualche modo espulsi. Un altro esempio che abbiamo, per esempio recentemente, insegnanti di attività motoria che sono entrati, e ben venga questa cosa, che sono entrati nella scuola primaria, però sono entrati a costo zero. Quindi tu capisci bene che se io inserisco nuovi docenti, forse ne dovrò eliminare altri probabilmente. Questo è quello che sta succedendo e non è giusto, perché è giusto che il docente di attività motoria sia fortemente presente all'interno della scuola primaria, ma anche tutti gli altri docenti, questo non può essere fatto a scapito di altri. E purtroppo però il tutto avviene a costo zero, quindi se viene determinato un organico di 100 persone, di 100 docenti, io da quei 100 docenti devo togliere 19-20 docenti che andranno a fare le attività motorie, quindi mi si riduce il numero di assegnazione degli insegnanti nelle altre discipline. E questo è molto interessante, perché noi da fuori non si vedono certi meccanismi. No. Ci ritroviamo però gli effetti a valle. Assolutamente, noi ci ritroviamo gli effetti, poi vengono i genitori, giustamente, lamentano, manca la continuità didattica, soprattutto con i ragazzi nell'ambito della disabilità non ne parliamo, ed è difficile anche far capire questi meccanismi. Si cerca di spiegarli, no, anche alle famiglie e ai genitori, ma rimangono di fatto incomprensibili, perché sono estremamente complessi e contorti. Tu, a giudicare un pochino, a valutare un pochino il lavoro che tu hai fatto in questi anni, mi sembra tu abbia spesso puntato su, non usiamo una parola grossa, però insomma, sull'etica della responsabilità, di capire da ciò che tu stai facendo e quello che hai fatto. Nell'ambito scolastico, ma forse anche nell'ambito politico, perché c'è stata una figura istituzionale, Comune di Lucca, eccetera. Ecco, questa etica della responsabilità. Allora, questa etica della responsabilità è alla base del nostro lavoro e del nostro servizio. Fammi ricordare in questa circostanza Don Milani, di cui ricorrono i 100 anni dalla nascita, e lui puntava proprio su questo aspetto della responsabilità che tutti quanti dobbiamo avere e dobbiamo anche riuscire a far acquisire ai nostri ragazzi. Vedi, lui per esempio diceva la scuola è diventata quasi come un ospedale, che però cura coloro che non ne hanno bisogno, di fatto cura i sani ma respinge i malati. Ecco, noi dobbiamo evitare che questo avvenga, e la responsabilità è uno degli
elementi base a cui Don Milani faceva appunto riferimento e ci incitava a sostenerla costantemente, perché sia dal punto di vista quindi dell'amministrazione, ma anche dal punto di vista di chi in qualche modo ci governa. Ricordiamo, no, tutti la famosa lettera a una professoressa, questo priore rivoluzionario che oggi è più che mai attuale, devo dire. Senti Donatella, ti posso fare una domanda indiscreta, quando vai in pensione? Io vado in pensione a settembre, perché l'amministrazione mi manda, non ci sono storie. Quando si raggiunge una determinata età, quindi io ho 67 anni, con oltre 40 anni di servizio, bisogna lasciare, lascio a malincuore. Questa è una notizia, Donatella, che Donatella Borriposi va in pensione quest'anno a settembre. Beh, insomma, non sarà facile per quelli che verranno dopo, insomma, perché peraltro mi sto domandando, è una divagazione, tutto questo accumulo di esperienza, di sapere, eccetera, che tu hai fatto, non può essere disperso, perché la dispersione va a nocumento, a danno della comunità. Ma guarda, io come sai sono diventata anche nonna, no? Quindi voglio dedicarmi anche a questo sostanzialmente, perché mi è nato un bel nipotino, ora a 4 mesi, e lo voglio seguire. Lo voglio seguire come forse non ho seguito le mie figlie, perché appunto ero presa moltissimo dal lavoro. Certamente continuerò a mettermi a disposizione, questo sicuramente. Quindi laddove il territorio potrà richiederlo, io un po' di esperienza che ho acquisito sono disponibilissima a metterla a disposizione senza problemi, questo sicuramente. Bene, ti ringrazio moltissimo di questa conversazione che purtroppo sarà l'ultima come dirigente scolastica, poi magari troveremo altri modi per parlare qui in studio delle problematiche della scuola. Grazie molto di essere venuta tra di noi. Grazie a voi, grazie a noi TV, grazie a tutti, perché insomma andando in pensione devo ringraziare tutti, e quindi questa è una bella occasione. Benissimo, ti ringraziamo noi di nuovo, anche i telespettatori che ti hanno già visto in un'altra occasione nei nostri studi. E noi ci rivedremo la prossima settimana alla stessa ora. Arrivederci a tutti.